passiamo al titolo nel mirino della settimana, come spesso facciamo con Enrico J, cerchiamo insomma titoli che possano essere interessanti da inserire in watchlist. Eccolo qui, Splunk, sembra un po' un suono onomatopeico, a me dà l'impressione di qualcosa che va a spiaccicarsi contro una parete. Adesso non si tratta di questo, è una società di software americana con sede a San Francisco, siamo in California, che produce software per la ricerca, il monitoraggio e l'analisi dei dati generati dalle macchine tramite un'interfaccia in stile web. Quindi parliamo proprio di tecnologia, altro che qualcosa che va a spiaccicarsi contro la parete, però insomma è simpatico il suono. Parliamone un po', perché hai scelto questo titolo? Beh, questo titolo l'ho scelto in questo caso semplicemente per ragioni di pura analisi tecnica. Tutto quello che è il settore adesso sta vivendo un periodo di difficoltà, però Splunk è un titolo storicamente anche giovane come quotazione, con buoni dati, con un fatturato che è oltre i 2,5 miliardi di dollari, e quindi è un titolo che comunque secondo me nel Nasdaq va seguito. E dai suoi massimi ha stornato tanto fino ad arrivare a dei livelli importanti, operativamente e graficamente parlando, e quindi ha attirato un po' l'occhio sia per il livello di prezzo che proprio per la conformazione grafica delle ultime sedute. E ho preparato due grafici in questo caso, un Partiamo analytics dal grafico grafico, molto sono tutti e due ampio. daily, partiamo dal primo, Esatto, così li vediamo e esatto, ce li racconti, esatto. eccolo qui. Sono tutti e due daily e in questo caso vediamo un movimento proprio classico della fase ciclica di un prezzo, di un asset, quindi dei minimi, la quotazione, la salita fino ai massimi in area 230 dollari, poi la naturale, è proprio un ciclo di borsa dove vediamo la nascita, la crescita e poi la fase di distribuzione fino a un downtrend che è arrivato in area 85 dollari, se pensiamo dai massimi ai 230, in area 85 abbiamo raggiunto una importante area supportiva che è proprio la retta orizzontale in basso. 85 dollari è stato giudicato un livello al quale è conveniente comprare Splunk. E va detto che adesso siamo in area 100 dollari, ancora lontanissima appunto dai massimi assoluti, e quindi questo è secondo me un livello al quale il mercato ha cominciato ad accumulare il titolo ed è un livello al quale secondo me si potrebbe pensare in ottica di portafoglio sin da subito, sia altre volte, ma noi l'abbiamo visto dei grafici nei quali andavo a dire se si arriva a questo livello si può operare. In questo caso invece, e lo possiamo vedere nel grafico successivo, Sì. credo sia possibile acquistare Splunk subito. Giochiamo proprio a rischio di prendere, di fare qualche figuraccia, tra virgolette, ma dico questo perché nel grafico successivo, in questo caso isolato anche sulla parte in alto a destra, quello che è un pattern molto potente in analisi tecnica è i three white soldiers, cioè i tre soldati bianchi, i tre soldati bianchi che rappresentano la cavalleria che viene ad aiutare chi è in difficoltà. Il titolo era in difficoltà perché è sceso molto. Arrivato a quel supporto, forma queste tre candele. In più queste tre candele hanno dei gap, quindi c'è proprio una esplosione di prezzo importantissima. È un segnale fortissimo di inversione. In alto noi vediamo un esempio di analisi tecnica che ho tratto dal web, dove proprio specifica dopo un downtrend queste tre candele sono i tre soldati bianchi che avanzano, è scritto in inglese, cioè Advancing White Soldier, tre soldati bianchi che avanzano, la cavalleria che arriva. In questo caso abbiamo anche dei gap sul titolo, quindi secondo me è da subito un titolo che potrebbe essere messo in portafoglio anche nel medio periodo. Sapeva anche un po' di storia, come dire, di altri tempi, no? Questa con questo tema dei soldati che avanzano. Va bene, Splunk, noi lo mettiamo in watchlist, naturalmente poi, come sapete, insomma, Enrico è a disposizione per approfondire eventuali temi, anche per riprendere altri titoli che sono stati messi nel mirino, che peraltro ricordo trovate sempre sulla nostra pagina di YouTube. Dovete andare un po' nello storico, ma insomma ci sono sempre e troverete anche questo. Quindi Splunk lo inseriamo in watchlist.